Si è spento all'età di 57 anni Prince Roger Nelson, in arte Prince, il genio di Minneapolis. Era nato il 7 giugno del 1958 e da oltre 30 anni era un'icona della musica pop, uno dei più talentuosi, prolifici ed ingovernabili artisti del panorama musicale mondiale. Il corpo senza vita di Prince è stato ritrovato in un ascensore della sua casa studio. Oggi l'autopsia. Lisa Di Grisolo, una ragazza di 19 anni, è stata travolta ed uccisa da un treno Frecciarossa all'altezza della stazione di Milano Certosa ieri mattina poco prima delle 8. Lisa stava ascoltando della musica in cuffia mentre attraversava i binari e non ha sentito arrivare il convoglio. Da poco aveva intrapreso la carriera di modella. La BCE ha un mandato per l'intera Eurozona, non per la sola Germania. I vertici di questo organismo obbediscono alle leggi e non ai politici. Così Mario Draghi ha risposto alle critiche tedesche rispetto all'operato della Banca Centrale. Passato il referendum, la questione ambientale non è finita in un angolino. Siamo qui per annunciare che noi siamo leader sulle rinnovabili e chiediamo all'ONU ed al mondo di essere sensibili su questi argomenti. Così Matteo Renzi in conferenza stampa nella sede dell'ONU a New York. La confusione regna sovrana sulla candidatura di destra per la poltrona di sindaco a Roma. Guido Bertolaso non molla nonostante siano insistenti le voci di un possibile cambio di rotta di Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni ha replicato: «Ho parlato con Berlusconi e ci parlerò ancora. Le mie porte sono aperte a tutti, ma non aspettiamo più nessuno». Il presidente degli Stati Uniti Obama, a Londra per incontrare la regina Elisabetta, ha lanciato un appello appassionato affinché il Regno Unito resti nell'Unione Europea. L'Unione Europea non modera l'influenza britannica, ma la enfatizza. Questioni come terrorismo, immigrazione e difficoltà economiche possono essere affrontate con maggiore efficacia con il Regno Unito legato agli altri paesi europei. Si è chiusa la 34esima giornata del campionato di Serie A. Deludente pareggio per il Milan di Brocchi, contestato dai tifosi. Rossoneri salvati al 90esimo da una parata miracolo di Donnarumma. Punto d'oro in chiave salvezza per il Carpi. Situazione caratterizzata da variabilità al centro-nord con possibilità di qualche piovasco sulle regioni centrali e localmente anche sulle Alpi. Tempo maggiormente soleggiato al sud, mari generalmente poco mossi.